Allora, in questo video farò vedere altre omelie che ha fatto questo grande prete per dei rettili. Ed è bello, insomma, come le belle parole che riserva a questi personaggi che con Dio non hanno niente a che fare proprio. Vediamo. Monica è stata un'artista credente. Pensate, mi è stato così sussurrato che lei aveva un'immagine della Madonna, una medaglietta, quella della Madonna Miracolosa di Rudi Bach, e che aveva con una spilla da balia che portava sempre con sé. E quando poteva ancora uscire, chiedeva sempre di essere accompagnata in una chiesa. E lì poter elevare il pensiero al Signore, fare una preghiera e vivere questo rapporto semplice d'amore col Signore. Era molto rispettoso, ricordo anche a me una volta disse: io non credo, qualcosa ci sarà, però io rispetto. E ho sentito anche nei miei confronti una profonda stima e rispetto, ero incuriosito. Lui si è sempre più avvicinato ai valori cristiani. Maurizio è stato sempre abitato da questa domanda esistenziale profonda che, ricordate, poneva anche nel suo programma Acquario, quando chiedeva che cosa c'è dietro l'angolo. Ha accolto nella sua vita quei principi cristiani. Qualcuno mi diceva: è vero, lui non era praticante, non era credente, anche se nel momento del combattimento finale lui ha alzato lo sguardo al cielo e ha invocato la protezione della Vergine Maria. La cifra dell'esistenza di Fabrizio è stata la generosità. Fabrizio era consapevole di una vita meravigliosa che aveva, amava moltissimo la sua famiglia d'origine e lì ha ricevuto quei valori che ha espresso e che noi abbiamo visto comunicare in video, ma comunicare nella vita allo stesso modo. Monsignor Insero, io vorrei dire qualcosa della religiosità di Silvio Berlusconi, perché noi sappiamo, appunto, lui ha citato tante volte le sue zie suore, e si è capito che in casa, a cominciare dalla madre, si pregava molto, si dicevano tanti rosari. Ma dove si è vista in particolare la religiosità di Silvio Berlusconi, dell'uomo? È difficile parlare di una realtà così intima di una persona. Un personaggio pubblico spesso custodisce ancora più gelosamente la sua dimensione spirituale. Lui stesso ha spesso parlato della formazione presso i padri salesiani, che quindi Certo. hanno accompagnato la sua infanzia, l'adolescenza. Quindi è cresciuto con un'educazione cattolica. Un uomo che ha amato la vita, amava viaggiare, divertirsi, mangiare bene, ballare, giocava, viveva, quindi in pieno la sua vita. È stato forte e ironico fino alla fine, coraggioso, si è dedicato all'ambiente, credeva molto in questa causa, è stato presidente di Greenpeace, è stato un uomo credente, non praticante, non ha. Bene, non ho avuto modo di trovare l'omelia che ha fatto su una certa Melato. Voi vi state chiedendo chi è la Melato? A quanto pare è un'attrice. Vediamo qua. C'è solo questa che vi posso far vedere. Che lui ha fatto l'omelia anche di questa Mariangela Melato. E mi stavo chiedendo, ma chi sarà questa qua? Chi non sarà? Ed è questa qua. È stata molto utile, diciamo, alla crescita dell'umanità, alla distruzione dell'uomo, ovviamente, come possiamo vedere. E perché non dedicarle un'omelia con tante belle parole, come fa lui di solito, no? Beh, lei è stata in tanti film veramente significativi che hanno aiutato l'umanità a trovare se stessa. Qui per quelli che hanno occhi. E diciamo che complimenti al prete, ottimo. Fare un'omelia per una che ha fatto una roba del genere. Okay. Che dire, insomma. Complimenti.
Complimenti al prete. Bellissima, immagino bellissime parole. Purtroppo non ho trovato spezzoni dell'omelia, ma sono sicuro che ha detto tante belle cose a questa giovane sexy sfrontata per la gioia delle vostre pupille. Basta guardarla. Insomma, per questa gente qua, il prete e la chiesa intera dice tante belle parole. Il generale dorme in piedi. E dormite anche voi, piegure. Alla prossima.